Buonasera a tutti. Perché registro questo filmato? Sicuramente non per vanità, ma perché sono convinto che alcune volte un videomessaggio sia molto più efficace e molto più di impatto rispetto ad un testo lunghissimo che può anche stancare chi si trova dall'altra parte dello schermo. Qual è il senso di questo filmato? Io spero, attraverso questo videomessaggio, di rispondere una volta per tutte a quei cittadini che mi fermano per strada, mi scrivono su WhatsApp, mi telefonano per chiedere quale sia il mio parere rispetto ai tanti volantini e ai tanti manifesti che negli ultimi tempi sono stati prodotti a Contursi Terme. In alcuni casi addirittura mi viene chiesto quale sia il mio apporto a questi documenti. È scontato dire che laddove non c'è la mia firma, il contributo del sottoscritto è pari a zero. A meno che non si tratti di un manifesto firmato dall'amministrazione comunale, in quel caso da componente dell'amministrazione, è scontato dire che ci sia anche la mia condivisione, ci sia anche il mio contributo nella stesura di un manifesto, di un documento in generale. Però torniamo al parere. Non mi va di confondere l'interlocutore con 10.000 argomenti, quindi andiamo per gradi. In questo filmato io mi concentro solo ed esclusivamente sull'ultimo manifesto che è stato prodotto a Contursi Terme, quello col falcione di Alberto Sordi, avente ad oggetto il Forum dei Giovani. Pochissime parole, tantissime inesattezze. Partiamo dalla questione proroga. La proroga viene descritta come un'azione immotivata, infondata, che danneggia il forum perché fa perdere tempo. E quindi è una lungaggine che non serve a nulla e fa perdere opportunità a questo organismo. Una cavolata immensa. Forse chi ha redatto questo manifesto non sa cos'è accaduto a Contursi Terme nelle ultime settimane. Allora, la proroga serve prima di tutto per agevolare i ragazzi, perché sono pervenute tantissime richieste di adesione e anche attraverso delle vie informali. Tanti ragazzi e tante ragazze hanno manifestato la volontà di voler aderire a questo organismo e quindi noi come amministrazione comunale abbiamo dato l'input affinché, voglio dire, ci fosse questa proroga. Ma altro aspetto cruciale da non sottovalutare è che gli uffici ci hanno segnalato di aver riscontrato decine e decine e decine di anomalie. Parliamo di moduli totalmente incompleti, campi vuoti, dati inesatti. L'operazione più semplice da parte degli uffici, siccome hanno tantissime cose a cui badare, sarebbe stata quella lì di stracciare questi moduli e cestinare le richieste di adesione. Ma dal momento in cui si tratta di ragazzi, di giovani, giovani, questa parola che riempie tantissime bocche, contursane e non, noi come istituzione, e l'istituzione per definizione, per natura, è un qualcosa di serio, abbiamo accolto bene questa volontà da parte dei ragazzi di affacciarsi alla cosa pubblica e quindi cosa abbiamo fatto? Possono confermarlo decine e decine di ragazzi di Contursi. Abbiamo attraverso i nostri uffici telefonato o scritto ai ragazzi affinché questi ultimi inviassero delle integrazioni in maniera tale da non cestinare queste richieste di adesione. Ma evidentemente chi ha redatto questo documento non sa cosa è accaduto nelle ultime settimane, non sa che a mezz'ora dalla scadenza della campagna adesioni poche persone che possono contarsi sulle dita di una mano hanno portato una cinquantina di moduli e mi dispiace dirlo, in quel caso si sono riscontrate tantissime anomalie, ma noi, ripeto, come ente pubblico, con la massima serietà, stiamo cercando di integrare tutte quelle, domande incomplete. Ecco, risposto, abbiamo risposto al primo quesito, evidentemente, questi giovani arrabbiati tante cose non le sanno. Punto secondo, sì, abbiamo perso dei bandi, non mi risulta. Perché chi scrive queste cavolate dovrebbe anche specificare di che bando si tratta. La prossima volta, al prossimo manifesto, dica anzitutto chi è che eroga il contributo, il nome del bando, e così possiamo anche un attimino cercare di dare una risposta,
dettagliata, ma dal momento in cui ho un buon rapporto con la presidenza provinciale del Forum dei Giovani e con alcuni componenti del Forum provinciale, sono legato proprio, voglio dire, da un legame di amicizia che prescinde dai rapporti istituzionali. Sono informato io su tutti i bandi pubblici che possono riguardare i forum dei giovani e non abbiamo perso un cavolo, non abbiamo perso un tubo. Ecco, quindi evitiamo di scrivere cavolate. Ed evitiamo di scrivere cavolate soprattutto quando ci si firma. Perché questi giovani arrabbiati, evidentemente altre volte si sono firmati con altri pseudonimi per restare sempre in questa cupola dell'anonimato, perché metterci la faccia evidentemente non è molto semplice quando si dicono delle fregnacce. Metterci la faccia non conviene quando si trova dall'altra parte un interlocutore disposto a dare delle risposte. Nel mio caso si tratta di una persona, io credo di definirmi una persona che dialoga con tutti. Non ha mai negato il saluto a nessuno, nemmeno il dialogo. Quindi questi giovani arrabbiati, prima di sprecare inchiostro e ingegno, avrebbero potuto molto semplicemente alzare il telefono, perché io credo che avranno anche il mio numero di cellulare, e dire: Oggè, ma che sta succedendo? Ma perché questa proroga? Perché questo? Perché quest'altro? Io l'avrei anche apprezzati se avessero fatto un manifesto con i loro nominativi. Anche lo stesso manifesto, ma con i loro nominativi. Ma così veramente si scende nel ridicolo. Se mi avessero chiamato, io avrei dato una risposta come la sto dando in questo filmato. Magari si sarebbe anche evitato questo filmato. Però sono costretto, dal momento in cui non so chi è che si definisce giovane arrabbiato, sono costretto a fare un video che possa essere divulgato sulle piattaforme social e sicuramente arriverà ai firmatari del manifesto, tra 300.000 virgolette firmatari. Mi dispiace dirlo, ma il forum nasce con un altro spirito, uno spirito che molti non hanno compreso. Perché elaborare un manifesto del genere, oltre ad essere un documento ridicolo al massimo, cosa accade? Cosa ci fa comprendere un manifesto del genere? Che non c'è la volontà di un dialogo, perché sarebbe stato semplice alzare la cornetta del telefono, ripeto per l'ennesima volta, e chiedere: Ma cosa sta accadendo? Ma ci dai due delucidazioni rispetto a questo forum dei giovani? E non conviene, non conviene. Fare un manifesto del genere invece segue una strategia ben precisa, ovvero quella della provocazione a prescindere. La provocazione più importante del forum stesso. E questo non va bene perché lo spirito per cui nasce il forum dei giovani è un altro, è quello della partecipazione, della condivisione. E sicuramente non quello dell'anonimato, quello della provocazione. E quindi io penso di aver terminato questo filmato, spero di aver dato delle risposte abbastanza esaurienti sia ai cittadini sia ai giovani arrabbiati che tanta collera non devono prendersi, perché ripeto per l'ennesima volta, basta scrivere un messaggio o basta fare un documento con una sigla esistente e dire: Eugenio, cosa sta accadendo? Invece questo è stato evitato e quindi ripeto, mi tocca rispondere attraverso questo filmato. Però io penso che una cosa all'interno di questo documento non sia stata scritta, e quindi concludo il video un po' come ha concluso il grande Totò, il film Totò d'Arabia. Nel manifesto è stato omesso il fatto più importante: Ka, Nishun e Fes. Buona serata.